Ilenia Pastorelli è madrina di questa manifestazione all'esordio a Ostia ed è anche un ritorno a Ostia, non solo perché qui ha girato Benedetta Follia, ma anche perché ha presentato a gennaio Non ci resta che il crimine. Yes. Quindi Ostia è nel suo cuore. Ostia è nel mio corazon, tutta la vita. No, lo trovo una bellissima iniziativa perché comunque il Cineland è un po' appunto di riferimento anche ad Ostia per tutti, soprattutto per i giovani, quindi tanta che si facciano anche questo tipo per il cinema. Progetti per il futuro? Allora, ottobre esce un nuovo film che si chiama Brave Ragazze, e, insomma, le protagoniste sono Fabra Giulini, Serena Rossi e Silvia D'Amico ed io, e quindi insomma incrociamo le dita. Luca Verdone a Ostia, quali emozioni, quali sensazioni le pone questa località? Beh, sensazioni veramente stimolanti, perché abbinare un set naturale come questo con il cinema è un'idea magnifica, anzi, trovo straordinario che finalmente abbiano dato vita a una rassegna di questo tipo anche con un cinema che non è tanto facile vedere nelle sale e che quindi ha la possibilità di essere valorizzato. E questo set naturale valorizza le pellicole che vengono presentate qui e si presta, secondo me, a promuovere il cinema nella maniera migliore. Il Quindi suo lungo vita a questo festival. rapporto con Ostia, qual Beh, antichissimo. Io da bambino, finite le scuole, gli amici, le mamme degli amici mi portavano qui in 500 e io qui ho sperimentato le prime gioie della vita, dei giochi, i giochi subacquei, i giochi con l'acqua, insomma, è veramente un ritornare all'infanzia, un ritornare al mondo dei sogni, ecco, che si cullavano quando si era bambini. La magia di Ostia nel cinema che fa pugni con lo stato di degrado di questa città? Beh, un po' sì, e un po' bisognerebbe dare, insomma, un po' una sculacciatina a chi si occupa soprattutto delle infrastrutture, insomma, diciamo che Ostia è ricca di bellezza, il parco, le rovine romane, il mare, tante cose bellissime, alle quali bisognerebbe poter accedere con molta più facilità. Federico Fellini aveva assegnato già nel 1990 il ruolo di divertimentificio a questo luogo con La Voce della Luna. Oggi si conferma con un festival del cinema. Ce n'era bisogno? C'è sempre bisogno di un festival di cinema, anche quando non ce n'è bisogno. Penso che coltivare un'idea un po' più sognante di questo mondo sia anche giusto. Cioè, non dico, io sono un po' anti red carpet o anti divismo, però è anche vero che il divismo, appunto, proprio perché avvicinava gli uomini a Dio, la faccio un po' filosofica, però insomma, elevava tutti un po' verso qualche cosa di altro che stava in un'altra dimensione, per dirla alla Fellini, onirica per l'appunto. Quindi sì, ce n'è sempre bisogno. Ormai lei è un habitué di No, Ostia. diamoci del tu perché veramente. Allora, tu sei un abitué di Ostia e di Acilia. Sì, e anche di Petilia Policastro, che è un paese in provincia di Cosenza, a cui vado Quando spesso. gireremo un film a Ostia, visto che ormai Ostia e il cinema è un connubio? Beh, Ostia ha tantissimi film che sono stati girati a Ostia, sia di grandi maestri che di, insomma, maestri minori, ma mi piacerebbe, perché no? Perché poi, insomma, è un posto che amo particolarmente. È il lido di Roma. Quando ci dicono che Roma ha il mare, sì, Roma è il mare, che è esattamente dove stiamo adesso, a Ostia Lido, che è un posto meraviglioso, nonostante qualche cantante lo prenda in giro questo Lido. Un festival del cinema che è la sintesi di questo connubio. Beh, l'inizio secondo me di un grande percorso, secondo me questo piano piano diventerà un festival importantissimo. Sono felice di partecipare alla prima edizione di questo festival, onorato che sia stata fatta una retrospettiva sui miei film proprio qui e di portare un po' un sorriso, il sorriso della commedia, qui sul litorale, in questo posto molto molto carino che è Cineland, dove vengo sempre a presentare i miei film.